Uno spazio per far crescere le start-up è stato definito così le Village by Crédit Agricole delle Alpi, inaugurato nella mattinata di giovedì a Palazzo Sertoli a Sondrio. Era un impegno che avevamo preso già nel momento dell'operazione Creval e siamo convinti che anche nei luoghi di montagna si possa fare, come è stato ampiamente descritto questa mattina, si possa fare innovazione, open innovation. E il primo messaggio è che questo è uno stimolo, deve essere uno stimolo per i giovani della valle che magari studiano nelle grandi università, politecnici. Possono tornare qua, stare qui, sviluppare idee e iniziative senza andare lontano. Il sistema dei village, oggi ne abbiamo 44 nel mondo per 1600 start-up, sarà un'interconnessione alla quale Sondrio e tutte le valli che qui gravitano, dalla Val Camonica alla Val Chiavenna, alla Val Malenco e tutte le altre, potranno beneficiare di questo grande network. La sede ricavata in un'ala di Palazzo Sertoli si configura come un grande hub dell'innovazione per 600 metri quadrati di superficie, con dotazioni tecnologiche all'avanguardia, sale riunioni riservate e una simbolica piazza. Sono 9 le start-up presenti in questo momento. E stavano per diventare 10 e quindi sono proprio queste occasioni, quello che vi abbiamo raccontato prima di teorico, già in queste stanze si sta verificando e quindi mi è già stata presentata una persona, piuttosto che una delle nostre start-up ha potuto presentare alle autorità, alle istituzioni la propria idea e quindi potrà incontrarli e implementare anche sul nostro territorio la propria idea. Un'opportunità che dobbiamo cogliere, dobbiamo essere bravi per far sì che questa opportunità, ripeto, sia colta dai nostri giovani locali e magari anche da giovani che vengono da fuori. Intanto, proprio in mattinata, il gruppo Crédit Agricole ha reso noti i dati del 2023. In Italia ha registrato un risultato netto aggregato di 1 miliardo e 310 milioni di euro, più 19%, di cui 1 miliardo e 43 milioni di pertinenza del gruppo Crédit Agricole. È presente in Italia al suo secondo mercato domestico con circa 16.200 collaboratori e 6 milioni di clienti.